C'era un tempo in cui i miti camminavano tra gli uomini e con essi si confondevano. Era il tempo di eroi come Ulisse, Ettore e Achille, le cui epiche gesta Omero ha narrato nell'Iliade, dandogli eterna fama. Il tempo di una città il cui nome basta ad evocarne il mito, Troia. Una città che ha dato la gloria sia a colui che dopo millenni l'ha riscoperta, sia ad un'altra città, Pergamo, che grande importanza ha avuto nella formazione del suo mito. Noi scrittori contemporanei che usiamo il computer per raccontare una storia, ricordiamo con tenerezza la vecchia, gloriosa macchina per scrivere con la sempre amata carta extra strong. Ma forse non riusciamo ad immaginare, se non in minima parte, la fatica e l'emozione di un nostro collega del passato, magari di 2500 anni fa, mentre redige il suo prezioso manoscritto sulla carta. Ma quale carta? Siamo pronti a scommettere che il vostro pensiero è corso subito al papiro egiziano. E invece il nostro collega di due millenni fa, davvero professionista, è attento alle novità del settore e al papiro preferisce un supporto di nuova concezione, creato intorno al III-II secolo a.C., proprio in aperta concorrenza con il papiro. La pergamena, detta anche carta pecora, poiché è appunto pelle di pecora, ma anche di agnello o di capra, lavorata fino a diventare, come vediamo, una sottile membrana e che prende il nome dalla sua città d'origine, Pergamo. In latino Pergamum, dal greco Pergamon, cioè fortezza, è anche il nome della rocca di Troia. La città, presso l'attuale Bergama, in Turchia, nel III e II secolo, era un importantissimo centro culturale dotato di una biblioteca con oltre 200.000 rotoli di pergamena. Fortemente voluta nel II secolo a.C. da Eumene II, uno dei più illuminati regnanti di Pergamo, la biblioteca diventa ben presto oggetto di concorrenza con quella di Alessandria d'Egitto. Tanto che dopo il noto incendio di questa nel 41 a.C., Antonio deciderà di risarcire Cleopatra saccheggiando proprio l'agguerrita concorrente. Per questo, purtroppo, quello che vediamo è ciò che resta della biblioteca di Pergamo, un patrimonio perduto di storia, filosofia, letteratura. Come non immaginare allora il grande Omero che ascolta le storie dalla gente, le raccoglie, le elabora e le racconta di nuovo e che senza scrivere una riga creò una drammaturgia presa a modello dagli scrittori di tutti i tempi e ancora oggi considerata da molti la più efficace per raccontare una storia. Allora, senza indugi, ci spostiamo subito verso Troia, la città cantata dall'Iliade che fu scenario di uno dei più celebri assedi della storia, durato 10 anni. E proprio l'Iliade creò nei secoli quel mito che ha fatto discutere gli archeologi di tutti i tempi, sempre alla ricerca della realtà attraverso la leggenda. La Troade, la regione che dalla città prende il nome, confina con la Misia, cioè la regione di Pergamo. Da qui ci muoviamo alla ricerca della città di Priamo, anche se non sarà facile individuare l'esatta collocazione di Troia. Seguiamo perciò il personaggio il cui nome è legato a filo doppio alla scoperta della città, Heinrich Schliemann. Tedesco, nato nel 1822, non era un archeologo professionista, ma semplicemente un appassionato che inseguiva un sogno di ragazzo, dedicare la propria vita alla ricerca del tesoro di Priamo, re di Troia. E la guida di questa ricerca sarà proprio l'Iliade di Omero. A quel tempo, molti studiosi ritengono che Troia si trovi sul colle Bunarbashi, a sud della pianura del fiume Scamandro. L'apprendista archeologo si reca sul posto e inizia a verificare puntigliosamente quanto riportato da Omero. Il primo elemento che Schliemann cerca sono le due famose sorgenti così descritte da Omero. E giunsero alle due belle fontane. Sgorgano qui le sorgenti del vorticoso Scamandro. Da una scorre acqua calda e fumo all'intorno sale da essa come di fuoco avvampate. Dall'altra, anche d'estate, l'acqua scorre pari alla grandine o al ghiaccio o anche alla gelida neve.
Ma i conti non tornano, poiché di sorgenti sul Bunarbashi ce ne sono ben 34 e tutte di acqua fredda. Il colle poi dista dalla costa almeno 3 ore, mentre gli assedianti, secondo Omero, andavano e venivano più volte al giorno dalle navi alla città. Infine, nel poema, l'invulnerabile eroe acheo Achille insegue Ettore, uno dei difensori di Troia, girando per 3 volte intorno alla rocca. Ma la conformazione del luogo esclude che ciò fosse potuto accadere. Con simili prove, Schliemann, che ha sempre creduto l'Iliade basata su fatti reali, si convince che la città è altrove. Quando, sotto la guida di Frank Calvert, fratello del console degli Stati Uniti a Çanakkale, arriva alla collina di Issarlik, che in turco vuol dire fortezza, Schliemann decide d'istinto di iniziare gli scavi. E nell'inseguire un sogno, ciò che conta più di tutto è proprio l'istinto. E allora, come dice lo stesso Schliemann, appena si mette piede sulla piana di Troia, l'occhio è subito colpito dal bel colle di Issarlik, che sembra destinato dalla natura ad ospitare una grande città con la sua cittadella. In realtà questa posizione, quando fosse ben fortificata, dominerebbe tutta la pianura di Troia, e in tutta la regione non c'è un solo punto che possa essere paragonato a questo. È il 1871 e i risultati gli danno ragione. Ma il vero colpo di scena arriva il 15 giugno 1873, il giorno prima della fine delle ricerche, quando in una nicchia scopre quello che crede erroneamente sia il leggendario tesoro di Priamo. Allontana con una scusa gli operai, chiama a sé la moglie e con mani tremanti le cinge il collo con un diadema portato forse 3000 anni prima da Elena. I successivi scavi, guidati dopo alcuni anni da un suo collaboratore, Wilhelm Dorpfeld, identificheranno ben 9 strati sovrapposti riconducibili ad altrettante città. La Troia di Omero è ritenuta la 7ª a partire dal basso, mentre il tesoro appartiene ad uno strato ben più profondo. Errore questo che causò a Schliemann dure critiche da parte degli archeologi professionisti dell'epoca. Il mito della città guidò l'istinto del suo scopritore, e se anche oggi non è certo che quella del 7° strato sia proprio Troia, certo è che Schliemann ha scoperto una città che di leggendario non ha nulla, anche se riconducibile per data e vicende a quella raccontata da Omero. La città del 7° livello venne certamente incendiata e rasa al suolo, e sia gli oggetti che le rovine appartengono ad una civiltà simile a quella in cui hanno vissuto gli eroi dell'Iliade. La vicenda della guerra è probabilmente una trasfigurazione poetica di un vero conflitto nato per motivi economici a causa della posizione della città sullo stretto dei Dardanelli, in un punto strategico per i commerci e la conseguente richiesta di un dazio. Il lungo assedio è assolutamente plausibile per il tipo di guerra di quei tempi. Ma il mito continua a replicarsi e altre leggende si riconducono a quella della Troia omerica, quasi a giustificare la veridicità delle gesta dei suoi eroi, come il cavallo di legno del furbo Ulisse, ad esempio. Poseidone era il dio dei terremoti e la città del 7° livello è stata costruita su un'altra distrutta da un terremoto, ma era anche protettore dei cavalli, dei quali prendeva spesso l'aspetto. Troia, al tempo della guerra, era detta città dei bei cavalli, poiché proprio i suoi abitanti introdussero questi animali in Asia Minore. L'associazione del dio ai cavalli e l'amore dei troiani per i nobili animali ispirarono lo stratagemma del re di Itaca? Meglio non cercare di rispondere. Ma la leggenda è inesorabile e si forma attorno anche alle cose più futili. Tra gli assedianti c'era Palamede, a cui vengono attribuite diverse invenzioni. La bilancia, i sistemi di misura e tantissime altre cose, tra le quali il gioco dei dadi, evidentemente per combattere la noia dell'assedio. Vero? Leggendario? Certo è invece che l'abitudine al gioco da queste parti non si è persa, anzi si è sviluppata, stando ai numerosi giochi da tavolo che i turchi amano e praticano con grande assiduità. Ma torniamo a parlare di cose più concrete e proviamo a immaginare un po' di storia della città leggendo i resti dei suoi vari livelli. I primi 3 strati risalgono al periodo del bronzo antico e vanno dal 3000 al 2050 a.C. La città, che si vuole fondata da un oriundo della Tracia, Dardano, a cui è dedicata questa porta, sviluppa in questa fase la struttura a megaron delle abitazioni. Tipica della civiltà greca, è costituita da un grande ambiente rettangolare con un propileo.
Le case sono addossate le une alle altre in una struttura ordinata, che in quel tempo si stava affermando anche in altre città. Il ritrovamento nel primo strato di ceramiche fatte a mano e di quelle fatte al tornio nei successivi ci dice che si sono susseguite conquiste e insediamenti di differenti e più evolute civiltà. Stessa tesi per il quarto e quinto strato, dove si sviluppano la pianta regolare dell'abitato, ma sono assenti i muri di protezione presenti in precedenza. Una grande cinta muraria appare nel sesto strato, intorno al 1800 a.C., alla fine del Bronzo Medio. Le case assumono ora una pianta trapezoidale, con il lato orientato verso l'acropoli più stretto di quello verso l'esterno, dando così alla città una forma a ventaglio. È di questo periodo la fioritura della ceramica minia, una ceramica monocroma tipica dell'Anatolia, che indica anch'essa la presenza di una nuova cultura. Ora, infatti, la città è abitata da popoli di origine indoeuropea che dopo un terremoto danno vita anche a quella del settimo livello, cantata da Omero e distrutta dagli eventi già narrati, e che conclude la sua esistenza intorno al 1100 a.C., alla fine dell'età del bronzo. Ma dopo quattro secoli, alcuni coloni greci le ridanno vita, fondando Ilion. L'attrattiva del luogo è il Tempio di Atena, costruito in stile dorico, come quello omonimo della vicina Pergamo, alla quale in questo periodo è assoggettata e con la quale condivide esperienze artistiche, frutto della cultura ellenistica, tra le quali la redazione dei due poemi di Omero, come vari indizi tendono a dimostrare, e le rappresentazioni degli eroi omerici nelle ceramiche e nelle sculture. Così la rappresentazione del mito continua nella letteratura e nell'arte. Nel primo secolo a.C. Giulio Cesare fa rifondare la città battezzandola Ilium Novum, cioè la nuova Troia. E ancora il mito si ripropone. A Cesare fa comodo raccontare che la sua famiglia discenda da Iulo, figlio di Enea, che con gli altri scampati da Troia approda alle foci del Tevere per dar vita alla gens Iulia, i progenitori del popolo romano. Circa un secolo dopo, un altro poema, questa volta del romano Virgilio, ci tramanderà la storia completa del figlio di Priamo. Il racconto di Cesare è creduto plausibile dai suoi contemporanei, perché a quel tempo l'Iliade era conosciuta e la storia di Enea veniva raccontata di bocca in bocca. Per Cesare la ricostruzione è anche il simbolo della rivincita, del ritorno alla terra d'origine dei discendenti di Enea. Troia, però, non ritroverà più il suo ruolo di città guida. Al tempo dei Romani resterà più che altro un luogo di pellegrinaggio. Il suo declino coincide con il massimo fulgore di Pergamo, che con essa aveva stretti rapporti e che ne raccoglie idealmente l'eredità di guida della regione. I resti di questa città, intendiamo quelli rimasti sul luogo, non fanno giustizia alla bellezza e all'arte che qui molti artisti esprimevano. Purtroppo dovremmo fare spesso ricorso alla fantasia, perché non molto è rimasto dei maestosi edifici. Questo nonostante la cura negli scavi, guidati da Karl Humann e da quel Dorfeld che ha chiarito a Troia molti dei dubbi lasciati da Schliemann. Ma c'è qualcos'altro che collega le due città. Due sono le ipotesi sul fondatore di Pergamo. La prima che indica appunto Pergamo, nipote di Achille che le avrebbe dato il nome. La seconda, Telefo, figlio di Eracle, il cui mito è collegato proprio all'assedio. Ma se sulle origini e sui primi abitanti ci sono tesi diverse, è certo che la sua vera gloria è legata alla dinastia degli Attalidi, discendenti dei Macedoni, nel III e nel II secolo a.C. Questi la rendono il più importante centro di cultura greca del continente asiatico. La splendida Acropoli è legata proprio al periodo di massimo fulgore. La città è articolata su terrazze sovrapposte, ricavate sul colle che la ospita, secondo un sistema già sperimentato con successo a Priene. Sul livello più alto c'è il Traianeo, forse in origine un tempio di Zeus, sul quale l'imperatore Adriano ha fatto erigere un tempio dedicato al suo predecessore, come era consuetudine tra i romani. Poco più in basso, vicino alla biblioteca,
c'è il tempio di Atena Polias, protettrice della città. Lo stile dorico, poco comune in Asia Minore, deriva forse dalla volontà di Filetero, regnante intorno al 290 a.C., di ricreare un nuovo Partenone in quella che voleva rendere l'Atene dell'Anatolia. Questa voglia di glorificazione è rafforzata dalle statue che circondano il tempio e che raffigurano i trionfi militari delle truppe di Pergamo sugli invasori Galati. In esse è evidente la struttura piramidale tipica dell'arte pergamena. Queste forme di celebrazione militare sono presenti anche in altri edifici, come l'Eron, dedicato al culto dei sovrani del passato. Ma ecco davanti a noi il più alto esempio di arte ellenistica, annoverato tra le sette meraviglie del mondo antico, il Grande Altare. Sorgeva su una delle terrazze su cui si estendeva la rocca, al di sotto del Tempio di Atena, dea protettrice della città. Oggi possiamo ammirarlo ricomposto con un lungo e faticoso lavoro nel Pergamon Museum di Berlino, dove i pezzi originali sono stati riassemblati con ricostruzioni fedeli. Recentissime scoperte hanno dimostrato che l'altare non fu iniziato come si credeva nel 183 a.C., ma fu commissionato dal re Eumene II al suo scultore di corte Firomaco solo dopo il 166 a.C., a perenne ricordo della vittoriosa battaglia sui Galli. Non pensate che l'artista abbia fatto tutto da sé. Lui lo ha disegnato per poi scolpirlo con l'aiuto di tanti abili allievi. Il tema è di nuovo mitologico, ma rappresenta molto di più. Il fascino di questa stupenda opera sta proprio nell'identificazione artistica in cui i pergameni hanno voluto riconoscersi, a conferma del loro modo di intendere mito e realtà. Nella gigantomachia del grande fregio ad alto rilievo che percorre per 120 metri il podio, i titani sono visti come i Galli, il male che verrà sconfitto. La raffigurazione vede il Monte Olimpo assediato dai giganti, che rappresentano le forze sotterranee. Gli dei arrivano dai loro elementi, il cielo, il mare, le tenebre, la luce. Ad essi si affiancano Eracle e numerosi semidei. L'accostamento di elementi umani e divini evoca il ruolo degli Attalidi, il bene che avrà la vittoria, a difensori estremi della civiltà ellenica dall'emergente barbarie, la vittoria del bene sul male. Le immagini, cariche di un violento realismo, sfruttano il gioco del rilievo fino ad esplodere verso chi osserva, acquistando una consistenza raramente così materiale e aggressiva. Oltre le scale che portano all'altare vero e proprio, si incontra poi all'interno un secondo fregio che rappresenta la vita di Telefo, dalla leggendaria nascita alla fondazione della città. Qui il racconto è sviluppato in un flusso narrativo continuo e avvincente che basta da solo a rapirci. Per riprendere fiato dopo tante emozioni, ci rilassiamo nel teatro, uno dei più belli dell'epoca. Al suo fianco c'è il Tempio di Dionisio e l'accostamento è dovuto al fatto che le rappresentazioni teatrali avvenivano di solito durante le celebrazioni dedicate a questa divinità. Ora scendiamo fino alla cosiddetta città media, dove troveremo un luogo ideale per ritemprarci. In pochi metri sono raccolti numerosi templi, per la cura dello spirito, e ben tre ginnasi per la cura del corpo, anche se questi sono rigorosamente divisi per fasce di età tra bambini, adolescenti e giovani. Arrivando in pianura ci troviamo infine nella Pergamo romana. Il dominio della città passa ai romani per eredità di Attalo III. Questi, non avendo eredi, decide di lasciarla per testamento dopo la sua morte nel 133 a.C. a coloro i quali stanno costruendo un impero mai visto prima, come dire, noblesse oblige. I romani costruiscono subito, come loro abitudine, tutto ciò che può farli sentire a casa.
C'è perfino una grande costruzione detta Aula Rossa, dedicata sembra al culto di divinità egiziane come Iside e Serapide. All'epoca sono molti i mercanti egizi che frequentano le grandi città dell'Asia Minore. Dargli un posto in cui pregare vuol dire offrire un servizio in più al cliente che porta nuovi affari e invogliarlo a tornare. Il massimo esempio della grandiosità romana è comunque l'Asclepieion, il tempio di Asclepio, dio della medicina. Già esistente, ma reso maestoso dai romani, diventerà il principale centro curativo dell'epoca nel secondo secolo d.C., quando vi eserciterà Galeno, il più famoso medico greco. Adesso si accede da una bella via colonnata, detta Via Tecta, cioè coperta, perché sembra che fosse in parte dotata appunto di una copertura. In questo, come in altri centri analoghi, le virtù curative sono attribuite soprattutto alle fonti sacre sulle quali è stato costruito. Con raro gusto scenografico, alla fonte principale e curativa si accede attraverso un lungo corridoio sotterraneo. Ma a parte l'immergersi o il bere l'acqua, molto fiorenti sono sistemi curativi, come dire, alternativi, come i vari unguenti o la cosiddetta incubazione. Il malato viene fatto addormentare nel tempio, poi racconta i suoi sogni ai sacerdoti, che ne ricavano la cura adeguata ai suoi mali. Dei veri medici psicosomatici ante litteram. Sembra quindi che l'interpretazione dei sogni non sia nata nel 1919. Freud ci perdoni. Dopo un periodo di discreta fortuna, i romani, abituati a conquistare e a sovrapporsi a intere civiltà, proprio qui subiranno il destino delle loro vittime. Infatti saranno soppiantati dai bizantini e la loro Pergamo sarà poi in parte materialmente sepolta dalla città turca di Bergama, forse meno grandiosa ma altrettanto vitale. Su questa immagine, che chiude in maniera singolare una serie di eventi gloriosi e leggendari, non ci resta che ringraziare Omero per il suo poema epico e augurarci che il mito venga nuovamente rappresentato e ancora raccontato, come modestamente abbiamo fatto noi, in varie forme artistiche, per la gioia di chi ama non trovare confini netti tra leggenda e realtà. E ora ci pare doveroso lasciare il passo al sommo poeta. D'altronde, ubi maior minor cessat. Canta, mio diva del pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. Molte anzi tempo all'orco generose travolse alme d'eroi. E di cani e d'augelli orrido pasto lor salme abbandonò. Così di Giove l'alto consiglio s'adempia. Da quando primamente disgiunse aspra contesa, il re de Prodi Atride e il dio.